Min, una donna che soffre di una grande pressione che l'ha portata all'anoressia. A causa di questa patologia, si vede costretta ad affidare la custodia dei propri figli alla loro zia, Etty. Sono due ragazzi molto allegri, ma diversi tra loro. Tibbs, ragazzina di 11 anni che non mantiene mai la bocca chiusa e che soffre molto per la situazione tragica della madre. Logas, ragazzo quindicenne, impulsivo e sempre con il sorriso, che sfoga il proprio dolore attraverso il suo sport preferito, il basket. La zia, colta alla sprovvista, non si reputa in grado di occuparsi dei bambini e decide di partire con loro alla ricerca del padre, che aveva ormai lasciato la famiglia da anni. Destinazione America. Sfrecciamo lungo l'86 South verso il confine messicano. Oltre il Salton Sea, che in realtà è un lago, penso artificiale, gremito di pellicani. Siamo a pochi chilometri da Calexico, in un luogo chiamato El Centro. Svoltiamo in una stradina serrata accanto a un piccolo accampamento sul confine e scendiamo tutti dal furgone. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre o un secondo. Papà! Without you, I feel broke, black and white.